Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Quando un narcisista invecchia. Allora, prima di iniziare ti chiedo se per favore puoi mettere like a questo video, così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Quando un narcisista invecchia. Ti leggerò un articolo che poi alla fine del video posterò qua sotto nelle note, se lo vorrai andare a leggere per intero, dove cercherà di spiegarti questo psicologo americano molto bravo quali sono i comportamenti di un narcisista diventando anziano col passare del tempo. Ricordiamo sempre che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Andiamo nello specifico. Allora, prima di tutto rinfreschiamo quali sono le caratteristiche e quali sono i segnali più importanti per capire se hai di fronte un narcisista patologico. Che ricordiamo, il narcisismo patologico è un vero e proprio disturbo di personalità, quindi una malattia mentale, inserita all'interno del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Ora, come si fa a riconoscere se hai di fronte un narcisista patologico? Primo segnale, un senso gonfiato di importanza personale. Già da subito, quando lo incontri, inizia a parlare di se stesso. Inizierà a dire quanto lui è bravo nel lavoro, quanto tutte le persone sono invidiose di lui, quanto le sue ex sono ancora innamorate di lui, quanto lui ha degli obiettivi enormi per il suo futuro, per il suo lavoro, e crede di essere una persona speciale e ti parlerà del fatto che è una persona speciale fin da subito. Sei di tipo overt, quello aperto. Se è di tipo covert, narcisista patologico covert, quello coperto, ti inizierà subito a parlare di quanto la vita con lui sia stata dura, quanto la sua famiglia lo abbia trattato male, quanto siano state terribili le sue ex. Insomma, ti dirà che tutta la sua vita è terribile non per colpa sua, ma per colpa degli altri. Queste sono un po' le caratteristiche che devi capire subito, quindi un senso gonfiato di importanza personale. 2. Bisogno costante di ammirazione. Un narcisista patologico ha bisogno che gli altri continuino a dire che è bravo, che è bello, che è superiore a tutto, che è fantastico, che è Superman. Se lo critichi, sfocia in una grande rabbia, una classica rabbia narcisistica. È molto permaloso e non accetta nessun tipo di critica. Anche se una critica costruttiva, tenderà a scagliarsi rabbiosamente nei confronti di una persona che gliele fa. 3. Ha senso di diritto, cioè lui, il narcisista patologico, o lei, la narcisista patologica, ti può dire quello che vuole, ma tu devi stare zitta e non puoi replicare, perché se no alza la voce e si arrabbia due volte tanto. Ancora, preoccuparsi per il potere, la fama o la bellezza. Un narcisista patologico curerà molto il suo aspetto, ma va bene, lo fanno in molti casi in maniera giusta tante persone, poi però ha sempre degli obiettivi di scalare le cose, cioè avrà amicizie solo per interesse, avrà relazioni d'amore anche solo perché quella donna o quell'uomo lì è in una posizione sociale più alta della sua, oppure gli dà dei soldi, morale della favola, gli dà dei vantaggi economici e sociali. Quindi lui le relazioni non le vede di cuore, le vede di opportunità. È estremamente opportunista e utilizza la gente come oggetti da utilizzare per poi scartare senza coscienza, senza empatia, quando non gli servono più. Ancora, mancanza di empatia per gli altri. Ribadisco, quando non gli serve più la partner o il partner, viene scartato dall'oggi al domani con una telefonata, perché magari ne ha trovato un'altra che è meglio, che è più ricca o gli dà più vantaggi. Viene scartata dall'oggi al domani senza coscienza con una telefonata, oppure sparendo e basta, oppure addossando tutte le colpe alla ex. Questi sono i comportamenti del narcisista. Tendenza a sminuire gli altri, ad esempio se tu sei la partner e raggiungi un obiettivo importante sul lavoro, magari una promozione, ti dirà vabbè, ma quella cosa lì è una cosa semplice da arrivare. Sì, vabbè, ma io sono arrivata a quella promozione molto tempo fa, comunque brava. Oh, ma sai che la mia ex invece aveva un'azienda che aveva tanti dipendenti, sei una persona veramente sul lavoro molto capace. Cioè ti triangolerà, ti farà star male nel momento in cui tu hai raggiunto una promozione sul lavoro, perché è estremamente invidioso di tutti quanti, compresa la partner. Ancora, rabbia estrema nei confronti delle critiche. Quindi un narcisista patologico di fronte alle critiche esploderà in una rabbia enorme.
Ma andiamo nello specifico. Il destino del narcisista nella vecchiaia. Un disturbo di personalità di questo genere condiziona la salute mentale del narcisista anziano. Cosa vuol dire? Che amplificherà i suoi difetti. Cioè, se da giovane era una persona aggressiva, diventerà 10 volte più aggressivo in vecchiaia. Se era una persona molto provocatoria, diventerà 10 volte più provocatoria in vecchiaia. Se era una persona che ti fa sentire in colpa, ti farà sentire 10 volte in vecchiaia. Insomma, aumenterà tante volte i lati negativi del suo disturbo di personalità. Quindi, una persona anziana narcisista diventerà intrattabile. Quindi, questo è il primo segnale. 2. Aumenta il rischio di declino cognitivo. Quindi, anche in questo caso, potrebbe sviluppare delle problematiche mentali molto, molto più rapidamente di una persona normale, che non ha questo disturbo di personalità. Ancora, potrebbe diventare ostile, potrebbe isolarsi. Perché? Quando la persona mi dice, ah, ma un narcisista patologico la farà sempre franca, ah, ma il mio ex sembra felice. Allora, i casi sono due. Uno, non è un narcisista patologico, due, attendi. Perché? Un narcisista patologico, quando diventa anziano, sì, uno si isolerà, quindi non potrà più manipolare gli altri, a meno che non paghi. Non potrà manipolare più gli altri, quindi starà da solo, perché ovviamente lui faceva leva sul suo fascino, sulla sua bellezza. Due, un narcisista patologico, trattando male tutti, perché non farlo una questione personale, come a me ci sono passato anch'io. Un narcisista patologico ha trattato male te, ha trattato male me, ma tratta male tutti. Queste persone qua, alla lunga, rimangono isolate, i figli se ne vanno, gli amici si perdono. Ma chi è che vuol realmente avere a che fare con una persona che ti tratta male, ti abusa, ti sfrutta e poi ti fa sentire sempre sbagliata? Nessuno. Quindi purtroppo per loro, perché sono esseri umani, ma rimarrà isolato, rimarrà solo e rimarrà una persona che, o ripeto, avrà altri narcisisti che si avvicineranno per sfruttarlo a livello economico, ma un amico vero, una persona che gli voglia bene, farà fatica ad averla proprio perché ha trattato male tutti durante la gioventù e invecchiando aumenta le sue fasi negative. Quindi, se è un genitore narcisista e devi per forza accudirlo, cosa ti dice morale della favola? Questo articolo molto interessante. Fatti scivolare addosso le critiche. Poni dei confini tra la tua vita privata e la sua, quindi non farla entrare nella tua relazione di coppia, perché un genitore narcisista vorrà dire che il tuo partner è sbagliato, che tu sei sbagliata, che tu sei un'ingrata, ti potrà far sentire in colpa per cose passate o per sue colpe che ha commesso. Ti potrà triangolare con tuo fratello e tua sorella dicendo quanto loro sono bravi e tu sei una nulla di buono e tu sei una persona che mi farà star male fino alla fine. Perché un genitore narcisista patologico amplificherà i suoi difetti. Quindi poni dei confini, fatti scivolare addosso le cose, dagli compagnia capendo che è una persona che ha un disturbo di personalità. Se tu riesci a metabolizzare questa cosa, avrai fatto il 90%. Adesso che sei stata lasciata o lasciato da una persona con quelle caratteristiche lì, quindi ti è andata bene, come si dice dalle mie parti, ti è andata grassa, perché ti ha lasciato una persona che ti avrebbe sfinita emotivamente, rovinata economicamente e distrutto da tanti punti di vista. Quindi adesso starai male, ma una volta che ti sarà passata, credimi, starai molto meglio e dirai uff, mi è andata bene, mi è andata molto bene, e vedrai che troverai sicuramente una persona empatica. Se ci devi avere a che fare, perché magari un genitore, cerca sempre di portare pazienza, farti scivolare addosso le cose, perché non prenderla sul personale, come critica te, critica gli altri, non sentirti in colpa, perché tu di colpe non ne hai, e le colpe che ci sono si parlano con calma, prendendosi le colpe reciproche, non accusando come fa un genitore narcisista, è colpa tua, è colpa tua, è colpa tua. Non esiste, non farti colpare. Tieni dei confini, mantieni la tua vita privata, i tuoi hobby, la tua privacy lontana da un genitore narcisista e cerca di, insomma, capire che è una persona con un disturbo di personalità e che purtroppo chi sta male è lui, il narcisista, o lei, la narcisista. Tutto qua. Se vuoi leggere l'articolo, lo posto qua sotto nelle note. Stiamo uniti,
Eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.